Lo conoscevo tantissimo tempo, ho partecipato alla sua campagna elettorale e non ho parole, mi manca. Era un grande amico, un gran signore. Chiaro che per gli italiani è stato una figura che in qualche modo ha rappresentato orgoglio per la figura che ha ricoperto, ma anche per le sue doti personali, quindi sicuramente ci mancherà, ecco. Lo ricordo da tantissimo tempo perché lui era un giornalista alla Rai 3 e grazie a Lucia Annunziata abbiamo saputo che era ricoverato e notte fonda abbiamo saputo che è morto. Io ci tenevo perché è una persona sempre stata gentile, educata. Io me lo ricordo in aereo che lui aiutava tutti, cioè una persona proprio che non diceva io sono un personaggio pubblico, no, umile, educata. Sono poche le persone così. Al di là della militanza politica comune, degli ideali comuni, Davide è stato un politico unico nel suo genere, perché si batteva per gli ultimi e lo faceva con il sorriso sulle labbra. Quando l'ho visto l'ultima volta a un'iniziativa a sostegno di Gualtieri mi ha colpito perché era gioviale, era sorridente, riusciva a portare questi valori importanti della democrazia e dell'antifascismo e dell'europeismo con il sorriso sulle labbra, e nessuno ce l'ha questa caratteristica, nessun politico se ci pensate bene. E quindi la sua assenza sarà dolorosissima. Per ringraziarlo, perché ha dedicato la sua vita al servizio del bene comune e quindi non potevo non esserci. Ti ricordo come politico, come figura? Integrità, onestà, apertura, dialogo, solo alcuni dei suoi aspetti, delle sue caratteristiche. È un uomo che ci lascia un'eredità importante. Sono venuto anche io.